Ciao a tutti e bentornati in questo secondo capitolo della guida di Examina, dove faremo una panoramica sulle caratteristiche del personaggio, armi, armature e skills. Iniziamo dunque dalla creazione del personaggio, selezionando New Game. L'interfaccia di creazione ci propone vari aspetti e caratteristiche. Personalizzazioni di flavor, che caratterizzano dal punto di vista estetico e visivo il personaggio creato, quali nome, sesso, acconciatura liscia o mossa, barba, tonalità di pelle e capelli, tipo di voce e tonalità, e di settaggi effettuali, che incidono invece sul gameplay, fisica e combat system, nei quali entriamo nel dettaglio. I controlli che consentono di apportare modifiche sul gameplay sono tre: il piano cartesiano, che definisce la costituzione fisica, lo slider dell'altezza e quello dell'età. Tramite il piano cartesiano possiamo modificare le dimensioni del personaggio che influenzeranno la sua forza, agilità e costituzione. Un personaggio di dimensioni elevate avrà un'area maggiore sulla quale potrà ricevere colpi ed una minore agilità a fronte di una maggiore forza, mentre la massa corporea influenza il bilanciamento. A seconda quindi del vostro stile di gioco, è possibile creare personaggi più resistenti e potenti, oppure più agili e veloci. Lo slider dell'altezza determina appunto l'altezza del personaggio, andando ad influire sul bilanciamento e i colpi di attacco che avranno un'oscillazione e distanza maggiore. Infine, lo slider dell'età. È stato chiarito dai programmatori che ha un effetto sul personaggio, ma non è dato sapere al momento quale questo sia. Sentitevi quindi liberi di sperimentare. Proseguiamo affrontando la sezione delle armi. Partiamo dicendo che il danno procurato da un'arma dipende da quale parte di essa colpisce il bersaglio ed in che modo. Le caratteristiche riscontrabili esaminando le armi sono le seguenti: weight, ovvero il peso. Generalmente un'arma più pesante necessita di forza e causa danno maggiore a discapito della velocità. Balance, ovvero equilibrio. Armi con alto valore di balance sono più reattive sia per sferrare che parare un attacco. Impact, l'impatto. Indica quanto il valore di forza impresso all'arma si tramuta in danno. L'impatto causa primariamente danni non letali, ma colpi ad alto impatto possono causare ferite letali. La forza che un'arma è in grado di erogare influenzerà l'efficacia di altri tipi di danno. Slash, taglio. Indica quanto un'arma sia affilata e la sua potenza di taglio. Elevati valori di slash infliggono ferite anche con bassi valori di forza, benché le armature riducano notevolmente questo tipo di danno. Pierce è l'affondo. Rappresenta il potenziale penetrante dell'arma quando questa viene fatta roteare. Il danno è più elevato su nemici senza armatura o colpendo punti scoperti. Crush è la capacità dell'arma di danneggiare l'armatura e causare danno attraverso di essa. Tuttavia è necessario un valore di forza molto alto per poter creare un danno elevato o rompere l'armatura. Thrust, infine, è la spinta ed indica quanto una spinta accompagnata al colpo, sferrato tramite dash o movimento del mouse, aumenta il danno da perforazione. Armi con punte acuminate hanno un maggior valore di thrust, tuttavia può influenzare anche armi con danni basati sull'impatto. Procediamo ora esaminando le armature. Le armature riducono i danni solo sulla superficie della parte del corpo che coprono. I loro attributi sono Impact, che riduce i danni da impatto, Slash, che riduce i danni da taglio, Pierce, riduce i danni da affondo, Crush, riduce i danni di crush. Coverage è un valore approssimativo della superficie coperta, della parte del corpo a cui è destinata la parte di armatura. Infine, su tali armature avanzate troviamo anche la voce Encumbrance, che corrisponde all'ingombro. Un alto valore di Encumbrance comporta perdita di velocità, mobilità e stabilità del personaggio e dei suoi attacchi. Terminiamo esaminando le skills, ovvero le abilità che il personaggio può apprendere durante il gioco. Sono dedicate al combattimento e sono divise in diversi rami: attacco, armatura, scudo, meditazione, eccetera. All'inizio della partita sarà possibile selezionare la prima skill ed inizierà il suo apprendimento, che è possibile visionare tramite la barra dell'esperienza posta sopra la skill richiamabile col tasto K.
Una volta che la barra sarà completata, il personaggio avrà appreso la skill, potrà utilizzarla e sarà possibile selezionare l'apprendimento di una nuova skill. L'apprendimento aumenta mano a mano che si completa il gioco. È molto importante sapere che cambiare una skill in fase di apprendimento azzera l'esperienza fino ad ora accumulata e pertanto l'apprendimento della nuova skill partirà da zero. È quindi consigliabile selezionare con cura ogni skill ed anche il suo percorso da effettuare, dato che alcune skills avanzate richiedono come prerequisito la conoscenza di precedenti skills. Si conclude qui anche il secondo capitolo della guida su Examina. Vi ricordo che in calce al video potete trovare la guida rapida da scaricare e consultare e vi do appuntamento al terzo capitolo.